Vado innanzitutto a preparare la crema. In un pentolino faccio ammorbidire 100 g di burro. Non deve sciogliere completamente, soltanto ammorbidirsi, così lo lavoreremo senza problemi. Lavoro 100 g di zucchero insieme al burro. Aggiungo un uovo intero grande. Ed infine 110 g di farina di mandorle. La nostra crema frangipane è pronta. Andiamo ora a preparare la pasta frolla. Lavoriamo 300 g di farina 00 con 150 g di burro freddo a pezzetti. Aggiungiamo adesso un po' di estratto di vaniglia in bacca o una bustina di vanillina in alternativa, 100 g di zucchero semolato, un uovo intero. Mezza bustina di lievito per dolci. Un pizzico di sale. E lavoriamo il tutto. L'andiamo ad avvolgere in un foglio di pellicola alimentare e la conserveremo in frigo per circa 30 minuti. Vado quindi a stendere la frolla con l'aiuto di carta forno e mattarello. Vado ad utilizzare una teglia da 24 cm di diametro. Come vedete, mi mantengo leggermente esterna alla sagoma che ho preparato, così da avere un bordino. Stendo un leggero strato di marmellata. Io ho scelto una marmellata particolare di mandarini.
perché mi piace l'abbinamento con le mele, però va bene anche una marmellata più classica di ciliegie o di fragole. Aggiungo quindi la crema frangipane. Ed infine vado a sbucciare una mela. La faccio a fettine e dispongo le fettine a raggio. Abbasso leggermente i bordi. Ad infornare a 180 gradi, forno ventilato, per circa 40 minuti. Ed ecco la nostra golosissima torta di mele con crema frangipane e marmellata pronta per essere servita. Fatela raffreddare bene, quindi potrete anche impiattarla su un vassoio e gustarla. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie!